Morra, comincio da lei. Se mi dice qual è la differenza netta tra Movimento 5 Stelle e Lega, secondo lei, la cosa che più vi distingue? Per me la coerenza. Noi siamo entrati in Parlamento con un certo programma, con certi valori, avendo assunto determinati impegni con gli elettori. Quelli li abbiamo mantenuti. Io ricordo che Matteo Salvini, appunto, forse perché è debole di memoria, oggi ripete quanto appunto quella testata giornalistica aveva inserito come titolo. E però qualche tempo fa aveva scritto mai più con un condannato, mai più con Berlusconi. Poi evidentemente c'è stato qualche problema. Io sono convinto che se è vero che su singoli aspetti programmatici si può trovare, come è giusto che sia, convergenza con tanti, è altrettanto vero che poi le persone ci dovranno valutare per la serietà, per la coerenza con cui portiamo avanti le nostre battaglie. E da questo punto di vista la Lega, che magari ha anche aspetti importanti, condivisibili nelle sue proposte, e poi in altri casi dimostra di essere molto debole dal punto di vista politico. E noi abbiamo assunto l'impegno, per esempio, di non prendere soldi dai contribuenti, perché siamo nati con l'idea che la politica si dovesse finanziare grazie all'entusiasmo che generavano le idee. E poi adesso invece la Lega, che è molto distante da questo punto di vista rispetto a noi, la Lega ha traversie giudiziarie per cui Roberto Calderoli è costretto a transitare nel gruppo misto per mettere in sicurezza il patrimonio della Lega. Francamente, ecco, da questo punto di vista la distanza è siderale. Beh, sono avvocato per in India, ero qua, sono un tecnico io, però d'accordissimo. Unica piccola curiosità mia. Piccola differenza tra voi e Grillo, mi sembra, no? Sì, piccola. Molto similanza. Un pochino. Governerebbe più volentieri con Alfano o con Di Maio? Con Alfano no, sicuro. Con Di Maio è difficile. Io vedo facce strane, facce brutte. Vedo Salvini. Ovunque governino, i 5 Stelle fanno solo disastri. Lui è lì in televisione a fare propaganda. Lui sì che è un nulla facente. Salvini, ok. Andiamo avanti. Le porte della Lega sono aperte per tutti gli eletti e gli elettori dei 5 Stelle che in buona fede vogliono continuare a battersi contro una moneta unica sbagliata e contro l'Europa. È arrivato Salvini, siete pronti a venire qui in studio abbastanza presto e a confrontarvi? Io vi saluto e vi ringrazio. Abbastanza democristiano. Ecco. Va bene. Di Maio si vede che ha dormito bene, ha detto vengono prima gli italiani. Applauso a Di Maio. No, Di Maio sta tradendo, sta cambiando idea su tutto, ha abbandonato le battaglie di Grillo. Non andremo mai al governo con la sinistra, con i 5 Stelle o con nessun altro, non tradiremo. Di Maio è un democristiano, lo ripete di nuovo anche Salvini questa mattina sulla stampa. Non mi stupisce che Grillo e Di Battista abbiano preso le distanze. Cosa replica Salvini? Guardi, a parte il fatto che si commenta una bufala, perché Grillo e Di Battista sono assolutamente tutti nel movimento, come lo siamo, coesi, compatti. Però io vorrei ricordare alla collega Bergonzoni che è giusto quanto appunto si dicesse da parte sua, bisogna valutare nei programmi, nelle realizzazioni concrete. E poc'anzi la Bergonzoni ricordava per esempio il tema dell'immigrazione, che è un tema particolarmente sentito da tutti gli europei, credo, ma in particolar modo da tutti quegli europei che vivono in paesi che, causa il regolamento di Dublino, sono costretti a accogliere tutto questo flusso di migranti che dovrà essere governato, dovrà essere gestito, non potrà essere impedito in funzione di regole diverse, perché è ovvio che gli altri paesi hanno interesse a far mantenere un regolamento che prevede che soltanto i paesi dell'Europa mediterranea si prendano in carico questo dramma, questa tragedia. E pertanto volevo ricordare ai telespettatori che questo regolamento di Dublino è stato sottoscritto da governi di centrodestra, poi confermato da governi di centrosinistra. Bisogna avere il coraggio anche di dire sì, abbiamo sbagliato, adesso vediamo un pochino di correggere il tiro, perché sono questioni che vanno analizzate con attenzione e con profondità. E quello che
a me sembra, anche da questa titolazione, è che si voglia sempre appiccicare un titolo democristiano, poi quando promuoviamo il reddito di cittadinanza siamo comunisti, poi quando però, diciamo guardia, che la legge aspetti, va rispettata su questo punto diventiamo perché, di destra. Mi, è proprio una curiosità che mi interessa, vengo solo da lei, però in qualche modo... La metamorfosi, tra virgolette, del Movimento 5 Stelle dal vaffa di Grillo alla giacca e cravatta di Di Maio un po' si nota andare dagli investitori, ieri è stato Adasso Lombarda, cioè erano tutte cose che prima il Movimento 5 Stelle ripudiava, no? E è questo il passo necessario quando vi candidate a governare, cioè quindi anche fare un po' come fanno gli altri, cioè parlare con... Quando si è deciso di entrare nelle istituzioni e quindi di partecipare alle... elezioni politiche, si è deciso di non abbattere le istituzioni, ma di permettere ai cittadini di riappropriarsi delle stesse. Ora, noi dialoghiamo con tutti, a meno che non siano soggetti penalmente, insomma, rilevanti, e poi dobbiamo anche far capire alle forze sociali e politiche che magari ci vedono come il fumo negli occhi, che noi abbiamo delle posizioni che maturano nel tempo e che si avvalgano di studi, di competenze e che pertanto possono essere certamente discusse, possono anche essere criticate come giusto che sia, ma noi vogliamo dialogare con tutti perché questo governo del Paese è necessario per salvare milioni e milioni di italiani che stanno prendendo quindi, la strada dell'estero, perché questo governo paese del Paese, quindi gravissima... anche con la Lega però a questo punto, cioè voi andate Parlamento, voi dite non ci sono alleanze, no? Però poi se dovete governare con qualcuno dovrete discutere, e nel momento in cui dovrete discutere con qualcuno, qualcosa del programma dei 5 Stelle entrerà nel vostro governo 5 Stelle. Le voglio chiedere una cosa, gli italiani per esempio si ricordano, si ricordano magari di qualche grande conquista sociale, civile, che ne so, la riforma fondiaria oppure la riforma fiscale, si ricordano di quel governo che ha approvato quella riforma. A noi interessa che si facciano le cose, poi chiunque le faccia è ben accetto. Allora Alessandro, non ti sembra che ci sia un cambiamento anche da quello che abbiamo appena sentito da Di Morra? Poi ovviamente torno da Borghi. Naturalmente bisogna guardare un po' i numeri, se stiamo ai sondaggi per come più o meno si sono abbastanza vicini fra di loro. La somma di Lega e 5 Stelle di per sé non è sufficiente a garantire una maggioranza. Quindi il famoso appello cui parla Di Maio, di cui avrebbe parlato in questa conversazione a Londra, che poi è stata in parte smentita e in parte no, in cui Di Maio parla di un appello al Paese, beh, in buona sostanza deve essere qualcosa di più largo di un invito alla Lega, perché probabilmente le probabilità di una convergenza, mettiamola così, ideologica, programmatica fra i 5 Stelle e la Lega è possibile, ma non ci saranno comunque i numeri. Quindi o il PD o Forza Italia dovrebbe essere parte di questo governo. La domanda che faccio da Amore è proprio questa, cioè che tipo di governo immaginano, con chi si può trovare la convergenza utile a fare il governo a cui pensate? Per me la questione è molto molto semplice, quali sono le priorità del Paese? Io penso che, e qua credo che ci fossero anche rappresentanti di altre forze politiche che dovrebbero convenire, c'è la necessità di combattere la miseria crescente e dilagante, c'è la necessità di affrontare la questione meridionale, che è ancora un tema irrisolto e dimenticato della politica italiana, c'è la necessità di investire in ricerca, in istruzione, in cultura. Ieri c'è stata una notizia bellissima, mi permetto di sottolineare, qui a Roma al Bambin Gesù si è trovata finalmente una terapia genica che ha permesso di combattere una patologia devastante. Benissimo, perché noi non investiamo in ricerca? Allora, chi vorrà fare queste cose sarà ben accetto nel rispetto di quanto detta la nostra Costituzione. Voglio però ricordare una cosa, se noi ci troviamo però che vuol dire in una che anche situazione... Borgonzoni o PD metterà degli elementi del proprio programma nel governo. Ma non abbiamo affatto escluso tutto ciò, perché non abbiamo per nulla la presunzione che solo e soltanto i nostri 20 punti per la qualità della vita debbano essere al centro del dibattito. Quindi si dialoga, però mi permetto di aggiungere una cosa, perché adesso devo andare a Borgonzoni anche per una par questione, se non altro oltre che di cortesia, di par condicio, per cui vado, dai, poi dopo avremo tempo di parlare. Abbiamo un paese in cui vige l'incertezza del diritto, non la certezza del diritto, e di conseguenza purtroppo si registrano queste situazioni che sono veramente ridicole. Io le aggiungo che per esempio una nostra proposta, da pochi considerata, era quella di immettere immediatamente 10.000 nuove unità nel sistema di
controllo delle richieste di asilo politico. Noi abbiamo un sistema che è vergognoso perché fa stare queste persone finanche 36 mesi in attesa di capire se possano godere o meno del diritto di asilante. Ma questo è un unicum europeo, per cui a fronte di queste situazioni poi per 36 mesi io non sono né carne né pesce, in qualche modo, perché lo Stato me lo consente, giustamente ho la possibilità di girare sul territorio, ma sono di fatto un apolide e non sono controllato, non sono conosciuto, non ho diritti, non sono nessuno per questo Stato. Per cui noi avevamo chiesto quantomeno si dia una risposta razionale. Per quanto riguarda Salvini, mi lasci dire una cosa: non si può enfatizzare, non si può giocare su certe cose, anche perché, come è stato spiegato, come è stato studiato, a furia di spararla grossa poi si generano situazioni brutte di xenofobia. Io vorrei che partissimo da un dato: questi sono esseri umani, vanno controllati, vanno governati, soprattutto perché bisogna prevenire l'insorgenza di reati, e quanto è avvenuto appunto pochi giorni fa è veramente assurdo. Però che si sappia, non è una questione etnica cosiddetta. Anche perché, però, posso dire una cosa, noi dobbiamo finire sul fatto che quando però si parla di una persona extracomunitaria, magari clandestina, non bisognerebbe dirlo, perché se lo citi vuol dire che sei razzista oppure fomenti l'odio, perché io ad esempio quando uso i social lo faccio per un italiano, per uno straniero. Quando lo faccio per uno straniero, devo dire la verità, ho molte persone tendenzialmente di sinistra che magari mi accusano perché hai detto che è straniero. Cioè, bisogna dirlo, c'è un problema, e c'è un problema legato alla clandestinità sul nostro territorio, come giustamente hai detto, perché ad esempio anche sulle richieste abbiamo il problema, sono aumentate le richieste per avere uno status, ma sono diminuite, i tempi si sono allungati nel 2017 per controllare se uno ha diritto o no a rimanere sul territorio. Il vero problema è che non siamo capaci ad oggi di fare integrazione, di saper accogliere persone senza produrre disagio sociale. Beh, sono state gestite solamente le cooperative, dati i soldi alle cooperative. Le azioni che vanno prevenute. Ecco, andiamo sull'economia. Se il giorno dopo le elezioni ci fosse, bisognasse aprire un tavolo, perché non c'è nessuno alla maggioranza e i 5 Stelle sono il primo partito, qual è la proposta fiscale che saresti disposti a discutere? La Lega e Forza Italia vogliono la flat tax, la vostra proposta fiscale non è ancora molto chiara, non si è capito esattamente qual è la vostra idea di... Allora, glielo chiedo subito: noi con i 20 punti per la qualità della vita vogliamo ridurre le aliquote fiscali, tutte, ma soprattutto quelle più basse. Vogliamo di fatto operare una redistribuzione che, intervenendo anche su agevolazioni ed esenzioni fiscali, perché il quadro è molto complesso, permettano a chi è più debole di essere meno debole e di poter tornare a consumare, perché il problema ormai storico della nostra economia è che i consumi, soprattutto quelli interni, sono consumi deboli. In più, l'altra voce che dovrebbe far ripartire il nostro sistema produttivo è quella legata agli investimenti in infrastrutturazione, in reti e così via, e là vorremmo investire massicciamente, convinti che se si investe in giustizia, se si investe in istruzione, se si investe in ricerca, in tempi anche relativamente brevi si può tornare ad ottenere una robusta produzione. Poi siamo contestualmente convinti che si debba eliminare tutto ciò che è spreco, e tuttora gli unici che possono fare questo lavoro sono quelli che hanno mani libere, sono quelli che non hanno lobby da secondare, sono quelli che non hanno interessi di parte da tutelare. Pertanto, e voi siete gli unici che non avete lobby e interessi di parte, sì, invece la Lega gli ha lobby e interessi di parte. Subito, glielo spiego subito, perché glielo come spiego, degli avvocati di Roma, quindi glielo spiego, fuori dalle lobby non ci stanno. Guardi, gli avvocati di Roma si sono messi loro a disposizione, non hanno mai presentato alcun emendamento che il movimento dovesse presentare. Io ricordo che nel 2013 tutti furono colpiti dal fatto che la famiglia Riva, all'epoca proprietaria di Ilva, ha finanziato in parti pressoché uguali sia la campagna elettorale di Berlusconi sia la campagna elettorale di Bersani. Per noi queste cose sono assolutamente inaccettabili. Per noi la politica deve tornare ad essere idee, valori. Borgonzoni, tolto il fatto che quando qualcuno va da loro lo fa con buon cuore, quando va dagli altri invece lo fa sempre per un secondo interesse, ma questo
questo lo accantoniamo. Per noi fondamentali sul ma punto di vista economico imprenditori è una cioè quel ma Di Maio che va a parlare con Assolombarda in qualche modo si anche lui ascolta una lobby tra virgolette, qual è la differenza? Vabbè, comunque lo fanno con buon cuore. E la prima è la tassa piatta, la flat tax, che ovviamente la nostra proposta, perché è l'unica che c'è come proposta concreta, è quella del 15% della Lega, ne stanno discutendo sicuramente al tavolo quello anche dei nostri alleati, però la nostra trova anche tutte le coperture e ha quella progressività che la Costituzione impone. Infatti noi abbiamo un disegno di legge depositato a Roma, e in quanto depositato a Roma è proprio perché comunque segue quello che è la Costituzione, per cui se ci la tassa sono, è uguale per tutti faccio, non è progressiva faccio, però no, faccio un esempio così, così ci capiamo. Tassa al 15 cambia a seconda di quanto tu guadagni da 0 a 35 tu se hai 30.000 euro puoi togliere 3.000 euro da quei 30.000 che stai guadagnando per ogni persona del nucleo familiare, te, i tuoi figli o le persone che hai a carico. Da 35 a 50 solamente le persone che hai a carico, da 50 in su tutti, per cui segue ovviamente quello che è la tua dichiarazione dei redditi. Poi meno burocrazia. Noi abbiamo le aziende che sono piegate dalla burocrazia, ogni anno spendono una piccola media azienda sui 7.500 euro di burocrazia. Poi meno burocrazia, e però poi una l'iniezione. Frase, cioè, tutti, chi no, non sarebbe la burocrazia, d'accordo? Qualunque persona che ha un'azienda sa tutti i giorni, anche perché non è solamente una questione finanziaria, ma i giorni che perde, oppure i tecnici da cui deve andare, anche per seguire, immaginiamo tutti i mini sgravi che abbiamo sentito, e poi prendere i soldi, tutte le marchette che sono state fatte da questo governo, che erano sempre in bilico, non si sapeva se c'erano o non c'erano, tu devi parlare qualcuno per seguire tutte queste. E poi l'iniezione di mini bot nel mercato. Ancora? I mini bot. Ma sono questi mini bot? I mini bot. Allora, la moneta parallela. Sì, però non è una moneta parallela perché non si può fare tecnicamente. I mini bot, no, ci servono come copertura. I mini bot sono non una moneta parallela, ma tu puoi stamparli di qualunque cifra, perché non c'è una cifra minima nei mini bot. Lo Stato ha tantissimi, fra virgolette, debiti, soldi che deve dare ai cittadini, soprattutto le amministrazioni pubbliche, al 63% pagano dopo i termini, e tutti noi, penso ne avevate parlato anche voi delle volte, di aziende che vanno in crisi o chiudono perché in realtà non hanno i soldi dallo Stato. Verrebbero pagati con dei mini bot, per cui non si creerebbe un nuovo debito pubblico. Anche non entrassero in un circuito quello vado a comprarci la frutta, con quelli lo Stato si impegna che tu glieli puoi ridare per pagare le tasse, e questo porterebbe in circolo 70-100 miliardi. Non sembra convinto, Morre? No, a parte il fatto che sono contento di sentire che comunque verrà rispettata la progressività fiscale. Perché in via teorica la flat tax avrebbe dei problemi con il rispetto di quanto prevede la nostra Costituzione, perché colpendo tutti in maniera uguale avvantaggerebbe i più forti. In verità poi non è spesso così, perché nel tempo è stato costruito, ma mi pare anche da governi di centrodestra, un sistema fiscale estremamente astruso e complesso, per cui paradossalmente si può ottenere un effetto diverso con uno strumento concettualmente del tutto opposto. Però, concordando su alcune delle proposte avanzate dalla Bergonzoni, mi domando... Ma la Lega non è mai stata al governo. L'eccesso di burocrazia non è stato un c'era problema. C'era Calderoni che bruciava le leggi. C'era Calderoni che faceva il falò delle leggi. Dal 1994 la Lega non è stata assai spesso con suoi importanti rappresentanti. La Lega, però, posso dire una cosa. La Lega, oltre a aver detto e ammesso di aver fatto sicuramente degli errori, la Lega è totalmente rinnovata nelle proposte, ma penso che lo vediate tutti proprio nel concetto di Lega e di quello che vogliamo fare e quello che noi proponiamo. Se si fa un tavolo di governo, i mini bot vanno accantonati per voi, o se ne può parlare? Guardi, si può parlare di tutto, purché si operi in una certa direzione. E cioè il bot è una di... moneta parallela, anche se Bergonzoli dice che non lo è. Ma guardi, io ho ascoltato molto spesso le lezioni e le considerazioni di Bagnai, di Borghi, ma non soltanto di loro, e francamente alcune cose mi sembrano particolarmente convincenti e suggestive. Devo anche dire che... Convincenti o suggestive, No, suggestive, nel senso che non essendo uno specialista a livello teorico possono anche essere convincenti. Però lei mi insegna che la legislazione, per esempio fiscale, di questo paese, aggiungendo quella che ci proviene dall'Unione Europea, è qualcosa di straordinariamente complesso. Ecco, forse il tema, diciamo, tra virgolette anti-europeo li accomuna comunque forse.
Noi non ci alleiamo con qualcuno, noi ci alleiamo per qualcosa. Chiunque voglia perorare quella causa sarà ben accetto. Ma anche con Forza Italia, secondo lei? Ove mai venisse da lei Berlusconi e dice, vabbè, guardi, abbracciamo il programma del Movimento 5 Stelle. Allora, intanto io rispetto gli elettori di tutte le forze politiche, perché gli elettori vanno sempre e comunque rispettati. Al tempo stesso ricordo che Forza Italia, ma mi pare anche con la Lega, per esempio negli ultimi anni si sia prodotta in esercizi straordinari, si chiamano leggi ad personam, e questo è un paese che dovrebbe tornare a capire che se le leggi sono pensate per qualcuno in particolare, sono strumenti che offendono la democrazia, che offendono il sentimento di giustizia e che garantiscono quindi forse qualche interesse. Lei esclude solo la Lega, esclude solo Forza Italia? Ma io non escludo né includo alcuno. Io dico, chi è che è disposto immediatamente a votare anche un reddito di Italia, cittadinanza? Quindi. Adesso mi sembrava che per esempio un alleato della Lega, cioè Forza Italia, perorasse la causa del reddito di dignità, che mi sembrava essere molto molto vicino al nostro reddito di cittadinanza. Adesso chiariamoci e poi sarà da vedere un pochino. Vabbè, questo è anche un elemento interessante, no? Convergenza su un tema programmatico anche con Forza Italia. Borgonzoni, ultima battuta perché poi devo andare via, peraltro lei è di Bologna, Bologna è caput mundi, vedo già i nostri ospiti bolognesi collegati perché ci va Renzi. Bologna ora vengono tutti, anche tutti catapultati. Domani, tanti. Domani c'è Salvini, com'è la tutti, sì, tutti domani, a Bologna domani c'è Salvini che faccia la presentazione. Tutti alla ricerca del voto rosso. Voi dove lo prendete? No, voi avete già fatto, per cui insomma no, ma noi siamo convinti in Emilia Romagna di fare un ottimo risultato, perché noi quello che vogliamo è essere l'attrazione per il centrodestra, proprio per portare a casa, noi siamo gli unici garanti reali di quello che è il programma, che comunque c'è punto per punto, ogni tanto sento i grillini che dicono che sono gli unici che hanno il programma, anche noi abbiamo un programma sottoscritto da tutti gli alleati, quello che la Lega ultima vuole, sono convinta che farà, Morra, è arrivare prima nella coalizione. E approfitto, Casaleggio stamane è intervistato al Fatto Quotidiano sulle parlamentari e dice, va rispettata la volontà di chi non vuole rendere pubblico il suo nome. Cioè i candidati si candidano al Movimento 5 Stelle però non vogliono dire che si sono candidati, che vuol dire? Beh, c'è un problema di rispetto della normativa sulla privacy, candido. Io sono dell'avviso che sottoponendosi ad un vaglio pubblico tutti quanti dovrebbero accettare di render pubblici i loro dati. Però se c'è qualcuno che nel rispetto della privacy si sta opponendo, prima di pubblicare bisogna chiarire questi aspetti, anche perché noi dobbiamo rispettare le leggi. Sì, però vabbè, un po' bizzarro, io concordo con me che però è un po' bizzarro. Se c'è qualche, va bene. Se c'è perché qualche i nomi poi sono usciti in molti posti, non escono i voti che hanno preso, però i nomi nelle singole vabbè, comunque, realtà sono usciti. Ci dite sempre che, diciamo che gli elenchi sono stati pubblicati, non si conoscono i dati. Fare governare un meccanismo di scelta dei candidati da una società privata non è una cosa, diciamo, particolarmente consona in un regime democratico. Ma guardi, quella è Rousseau, tutti quanti liberamente aderiscono a Rousseau e io non ci trovo nulla di male a consentire a delle persone che gratuitamente e su base semplicemente volontaria si sono messe a disposizione di un progetto politico di andare avanti. Ricordo che a differenza di tutti gli altri noi facciamo le nostre selezioni, noi andiamo avanti solo sulla base di ciò che volontariamente ognuno di noi corrisponde. Non abbiamo preso un euro di finanziamento pubblico, che questo sia chiaro. In alcuni casi ci sono altri che oltre a prendere illecito anche rubano. Quello che prende la Casaleggio, questo è il problema. E Casaleggio che cosa ha preso, mi scusi? No, per questa cosa in particolare. No, il problema è che cosa guadagna la Casaleggio dall'essere e che la cosa piattaforma guadagna? No, me lo dica che cosa guadagna? Questo non lo possiamo sapere. Allora glielo dico io, guadagna soltanto di lavorare pancia a terra in molte occasioni, magari avendo anche tanti problemi, ma io non tollero che persone che hanno dato tutto il loro impegno con grande sacrificio possano essere oggetto di ipotesi del tutto surreali. Anche perché lei sa meglio di me che i bilanci della Casaleggio e associati, che sono pubblici, c'è solo sono questo in negativo. Punto dei 300 euro che poi verrà dato per la piattaforma. Quello sarà successivo alle elezioni. Quindi i parlamentari devono dare 300 euro al mese? Quant'è? Al mese. Sì. Per la piattaforma Rousseau. Questo. Sì, vabbè. Per far funzionare un nostro strumento operativo. Sì, no, ma infatti è una domanda di chiarezza, non è accusa da parte di nessuno, ognuno si fa le proprie idee.